Mister, buonasera. Buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Allora, primi 25 minuti, sicuramente un Perugia che ha meritato la supremazia e il vantaggio. Poi, secondo tempo, dove voi invece avete fatto tanto, tanto, e avete segnato il gol dopo al 35esimo del primo tempo, un secondo tempo dove meritavate qualcosa di più. Sì, è un'analisi corretta. Abbiamo regalato 25 minuti per paura di non so di che cosa, voglio dire, la partita, il fin della partita era questa, l'avevamo preparata in questo modo, sapendo che giocando, muovendo la palla, giocando avremmo trovato soluzioni. E non è normale che devi andare sotto due gol, e col Perugia sì, che ha iniziato forte, ma gli errori, i gol sono stati frutto di nostri errori dei singoli. Dopo la partita l'avete vista, voglio dire, non penso di dire un'eresia quando dico che il secondo tempo ha giocato soltanto Lentella ha giocato, e quindi ritengo che almeno il pareggio l'avremmo meritato per tutto quello che abbiamo fatto nel secondo tempo e nel finale di primo tempo. Però è una squadra, la mia, che non è guarita nonostante le tre vittorie, è una squadra che deve crescere molto in autostima. Andiamo avanti a lavorare, ci sono i presupposti per andare avanti, lavorare e far crescere questa squadra. È un peccato perché una partita giocata in questo modo meritava un altro risultato, secondo me. Ecco, mister, se devi provare qualcosa ai suoi giocatori sono quei primi 25 minuti, perché dopo sì, abbiamo visto sicuramente un'Entella molto più intraprendente, molto più aggressiva, cioè ci ha creduto fino all'ultimo al pareggio. Poi onestamente, se non è venuto il pareggio proprio per anche qualche da parte dei suoi giocatori, qualche disattenzione, no, in fase finale, che poi sono quelle cose che fanno, certo, la differenza. Fanno la differenza, certo. E poi domenica avete un altro scontro al vertice e riceverete la Torres, una squadra imbattuta come il Perugia. Sì, è vero, è un peccato perché, ripeto, abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a finalizzare. Per quanto riguarda la prossima partita, sappiamo il valore e lo sta dimostrando ogni domenica, e cercheremo di prepararci bene, con sulle spalle 25 minuti dove bisogna capire, io l'ho capito già durante la partita, dei miei giocatori devono capire che non è concesso regalare spezzoni di partita a squadre che hanno giocatori importanti. Ecco mister, questo è un campionato difficile, abbiamo visto che ogni partita è una storia a sé, squadre che magari vanno a vincere con squadre molto, molto più accreditate, questo ti fa capire che è un campionato lungo e sicuramente dove ogni partita non è data per scontata. Sì, è un girone difficile, ritengo che io arrivo da qualche anno dove ho allenato nel girone sud, ritengo che e spesso e volentieri il girone sud è stato un girone molto molto difficile. Ritengo che questo girone, il girone B, sia in questo momento il girone più difficile dei tre. E posso chiedere un parere sul Perugia, come l'ha visto? Ma il Perugia è stato bravo perché ha sfruttato al massimo il nostro non aver avuto il coraggio di giocare nei primi 25 minuti, quindi ha sfruttato, ha fatto la sua partita. Nel secondo tempo sicuramente ha sofferto molto, ma molto di più. Grazie a voi. Mister, quanto hanno pesato le assenze in attacco, soprattutto come soluzione a gara in corso, in una partita che si poteva riprendere? Nel momento in cui non ho dei giocatori per infortunio, non posso pensare a quanto abbia pesato o meno. È chiaro che avere tutti i giocatori disponibili fa sì che le scelte possano essere differenti, però in questo momento oggi eravamo con delle defezioni e abbiamo giocato con i giocatori che avevo a disposizione. Qualcuno è entrato bene, qualcuno è entrato meno bene, e quindi queste sono valutazioni che io faccio e che mi porteranno poi a soluzioni eventualmente diverse se qualcuno oggi non ha fatto quello che doveva fare, sia quelli che sono partiti sia quelli che sono entrati.
Il lato positivo forse è stata la reazione che ha avuto l'Entella dopo essere andata sotto due volte. Il lato negativo si sono rivisti quegli errori individuali, un po' di distrazione che l'avevano fatta tanto arrabbiare nelle prime gare della sua gestione. Si perdono le partite, perché tu non puoi pensare di andare sotto 2-0 e recuperare la partita con facilità. Gli avversari sono avversari stasera molto forti, ma è un girone complicato, e quindi bisogna togliere questi errori singoli, che sono, perché quando giochi nell'Entella vuol dire che sei stato scelto dall'Entella, che non è una squadrettina così, è una squadra importante, quindi devi far vedere che meriti di giocare nell'Entella, così come io devo far vedere di meritare di allenare l'Entella, no? Quindi ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza e fare di più.